Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, proseguiamo da qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta, non in live commento, avevo sconfitto il boss. Allora, mi sento male da un... No, da un lato di una cuffia, no. Allora, leggiamoci un attimo la descrizione dell'anima. Danzatrice. Sullivan, il gran sacerdote, ha concesso una spada a doppio taglio a una figlia lontana nella famiglia reale, della famiglia reale, ordinandole di servire prima come danzatrice e poi come cavaliere, esiliandola in una frontiera remota. Lo abbiamo 64.000 anime, chiaramente ci accendiamo il falò, andiamo a no, ma giù, la stavo dicendo. Andiamo lì al falò del vincolo, o come cazzo si chiama, l'altare del vincolo. Livelliamo quello che possiamo, forse un paio di livelli. Un paio di livelli ci riescono, sì, perfetto. Allora, famo riporta su questo e la vitalità. Per il momento va bene così. Abbiamo qualcosa da darle? No. Questo oggetto non c'è un cazzo. Aspettate un attimo, va. Devo vedere se avevo qualcosa da dare. Sì, giusto. A chi lo devo dare? Non lo so. Questo devo mettere lì. Questo portalo al vecchio maestro piromante. Eh no, ma è quello là di prima. Questo no, non lo so. Adesso andiamo un attimo a parlare con i vari NPC. Questo non dovrei averci. Andiamo a parlare un attimo con i vari NPC. Niente. È stato un piacere, carissimo. Lui non è tornato, credo che non tornerà mai più. Ma dov'è il tizio qua? Scusa, non c'è più il tizio qua. Ah no, era qua. Momenti di panico. Mi che palle, non ho niente da darti. Lui? Quello non lo vuoi. Impara Pyros, non mi interessa. Rinforza, non riusciamo. Basta. Non ho nient'altro. Dobbiamo un attimo andare a parlare con lei, vediamo se... Mi sa, non ce l'abbiamo. Sì, già. Allora. Jorm? Abbiamo l'anima di Jorm, forse. Sì. No, l'anima, abbiamo il titolo. Ah, ecco, ok. Tre fatti. Manca... Salve. Now invade and come on. Ah, non dice niente proprio. Lothric. Un attimo a parlare con lui. Ah, sono. Ah. Sì, ho delle armi, delle anime nuove. Ripristina molti PV in un'area più ampia. Temporaneity. Vediamo se qualcosa di... Sicuramente ci sono le spade. Ah, doppie. Coppie di spade incantate, donate dal gran sacerdote da Sullivan alla danzatrice. Se rappresentano il giuramento della danzatrice, sono permeati di magia oscura nella mano destra e fuoco nella sinistra. L'immagine speculare delle armi del sacerdote. Figata. Molto belle, sì. Decisamente... No, aspettate. Decisamente molto belle. Poi abbiamo visto Jorm, la maceta, ma addirittura. Pesante brandito da Jorm. Jorm era solito combattere in prima linea con il suo fedele scudo. Un giorno al suo macete venne aggiunto un appiglio per la mano sinistra, permettendogli di combattere con uno stile inimitabile. Questo? Ah, ok.
Scudo utilizzato in passato da Yorma aumenta l'equilibrio di chi lo impugna. Quando era signore, Yorma sa combattere in prima linea senza mai arretrare. Dopo aver perso chi cercava di proteggere, abbandonò persino il suo scudo. Quindi Yorma permette queste due... armi sostanzialmente, lo scudo di O, l'anima di O. Allora, andiamo a mettere sto cazzo di catino di Robo. Io ho la vaga sensazione che ci siamo persi veramente un botto di aree. Si decapita, oh cazzo, si decapita. No, no, ah, sangue, nero. No, no. Ok, quindi ci ho attivato delle scale. Molto bene. E saliamo allora. Andiamoci sempre attorno, qua vedo delle scale, lì ci sono altre scale. Andiamo prima a sinistra. Cazzo sto? Allora lì c'è... aspetta. Oh, c'è anche a destra. Mica me ne ero accorto. Muro invisibile? No. No, quindi adesso non c'è niente. Ah, siamo sopra... beh sì, certo, siamo sopra. Che rincoglioni. Allora, qua vedo della gentaglia. Oh cazzo, quel cavaliere mi fa paura. Eh sì, il cavaliere mi fa molta paura. Però siamo qua vicini al falò, quindi chi se ne frega. Cerchiamo di attirarlo qua lontano dal tizio là. Venga, venga. No, non vengo dentro. Ah, non viene qua lei? Cristo. Facciamo veramente un cazzo. Mi obbliga a combatterlo qua. Guarda che strozzo. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oppa là là. Oppa là là. Dai. Alla stamina. La stamina. Sta stamina di me. Dai, cazzo! Fa culo, va. 4000 anime. Frammento grande di tenere. Adesso andiamo da quello lì. Non mi piace, però. Non so cosa abbia... cosa si sia fatto. Anima di cavaliere scoraggiato. Non scoraggione, uno dei due. Allora, qua c'è un... si muove, chiaramente il salto è abissale, probabilmente va su addirittura.
Va bene. Vediamo dove proseguire. Dentro dei passi. Un altro dei cavalieri, quelli lì. Sì, un altro di quei cavalieri. Oh, cazzo. Aspetta. Vieni qua. E poi mettiamo anche un altro di cavaliere. Adesso riusciamo a farle anche noi queste cose. No, merda. Chiuditi, ok. Bene. Bisogna capire come funzionavano. Ok. Armatura del cavaliere, da cavaliere di Lothric. Ecco, adesso comincia a diventare interessante. Allora, corazza di un famoso cavaliere di Lothric. Il blasone è ormai in pezzi. Sin dall'antichità il cavaliere è stato uno dei tre pilastri ed è tuttora il simbolo di Lothric insieme ai draghi infernali. Come i draghi infernali. Solo la volontà ferrea di un cavaliere permette di indossare tale oggetto, infatti è pesantissimo tra l'altro, quindi sarà ben difficile. Cristo santo, mortacci tua. Questi con le lance veramente sono odiosissimi. Mamma mia. Qualcosa bello 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 bello. Adesso andiamo a uccidere quello lì. Ok, che sono lì cura. Questo l'avevo già visto. Se io andassi dall'altra parte, perché ho visto che c'era questo. Prova a dormire, non si dorme in servizio. Sì, bellissimo, ma... No, facciamo una cosa. Andiamo a vedere dall'altra parte cosa c'è, perché qua mi sembra proprio la strada principale, quindi... magari si attiva quell'ascensore lì. Non lo so. Vediamo un attimo. Di qua a destra. Yes. Allora, quella porta non si apre. Lì c'è un coso che non so che cazzo sia. Noi prima di fare... Ho sentito un rumore strano io comunque. Mamma mia! Che cattiveria estrema questo. Cala puttana. Vacca lurida. Sala! Mamma mia. E basta questi cazzo di colpi. Ma un backstab e niente. E allora andiamo pesanti, no? Oh, sì che riusciamo a fargli un backstab. No, panico. Ah, ma... Aspetta, che esplode. Ok. Armatura da cavaliere della cattedrale, frammento grande e scudatore. Non so se già li avevamo o meno. Sì, lo scudatore avevo la collezione. E questo no. Enorme corazza di ferro indossata. Quanto pesa? 17. Dai cavalieri della cattedrale delle profondità. Le oscene creature delle profondità attraggono l'attenzione dei sciocchi, ma l'immensa forza dei cavalieri è più che sufficiente a respingere ogni minaccia. Ok, allora. Ah sì, eccolo qua l'ascensore che dicevo prima. Scendiamo
l'ascensore che vedevamo prima, è possibile? Vediamo. No, perché stiamo scendendo. Ah, quindi lì c'è un passaggio, aspettate. Torniamo su un attimo. Che cazzo è? Qua c'è un passaggio però. Giardino del re consumato. Mi ispira molta fiducia questa cosa, eh. Riesce ad andare lì? Sì. So dove sto. No. Merda. Merda, merda, non devo farmi vedere da quel robo, da quell'abominio lì, eh. Questa è la maschera delle ombre, bomba nera, ok. Merda. Baby. Merda, 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 c'è un delle scale qua, sì. Sali, sali, sali velocemente. Salve. Salve, brutto. Ma sono salire le scale, no? Quanto pare no. Una fiaschetta, io so già che quelli mi faranno il culo. Allora lì è dove sono venuto, lì è dove dovrei andare praticamente. Bene, possiamo fare una corsa? C'è la puttana di tua sorella, mi seguono? No, sì, cazzo, sì, cazzo. No, ok. Ogni tanto non riesco, ma vediamo se riesco a saltare qua. No, non importa. Qui c'è un oggetto qua da prendere. Già mosso. Mamma mia, che roba stupida. Allora, fammo una cosa, usiamo una di queste. E beviamoci sopra. Allora, adesso ragioniamo un attimo. C'è anche lì, lì c'è qualcosa da prendere, anche là, cazzo. Fanculo, stronzo. Se riuscissi a uccidere lui... Pregio lo stronzo, vieni qua. Adesso però non lo becco più. Deve venire un attimo più in qua. Dammi l'arco. Lo piglio io. No, dove cazzo andate? Si è curato! Il bastardo. Si è curato il bastardo. Allora, uno per volta, per favore. Tu?
usate il telefono. Dai. Lì c'è un boss di sicuro. Allora, scusate il telefono, ma chiaramente non posso farci molto di suono. Minchia! Sono tosti sti stronzi, eh. Stavolta non ho saltato. Cristo, 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 bevi, bevi. Due. Fanculo, mamma mia che roba. Mamma mia. Qualcuno mi ha donato una fiaschetta. Non capisco come funzioni questa cosa delle fiaschette donate, onestamente. Anche perché io, ripeto, non sono online. Allora, lì c'è una nebbia e sicuramente è un boss. E io, onestamente, con queste poche fiaschette e con queste tante anime non ho assolutamente voglia. Cazzo, devo fare tutti questi nemici tutte le volte che vengo qua, mamma mia, mi sparo. Per raggiungere quello stronzo là? Non c'è neanche più. Allora, di qua no, di qua non si va. Ho recuperato un po' di oggetti, cazzo. Mia marcia, non vedo altro, non vedo aiuto, panico. Non so dove sto. Cazzo è? Mamma mia che bordello che abbiamo fatto lì. Forse questo è l'ascensore. Proviamo. Qual è l'ascensore con cui siamo arrivati? Porca troia, mi sa che è l'ascensore con cui siamo arrivati. Cominciamo. Quello che li cura. Ci sono sti stronzi qua. Porca troia se mi tirano via di roba. Aspetta. Ok, adesso venite voi. Ok. Così con estrema cattiveria. C'è un altro? No, sono loro che rotolano. Allora. Vedete, c'era qualcosa da pigliare qua, ma non vedo niente. Bracci non, mi raccomando, non ne troviamo più, per favore, non troviamo troppe bracci. Cazzo c'è qua? Questa fatica per quello? Cioè io adesso devo tornarmi giù? In mezzo a quei cosi? Dai,
faccio in niente. E vabbè, oh, che vedevo lì? Torniamocene giù. Io mi faccio molto piacere tornarmene lì, però... Si poteva andare di là? Aspettate un attimo. No, no, no. No. Dov'è la leva? Qua. Va bene, torniamocene giù allora. Non ci bastano neanche le anime per fare un level up. Se riuscissi a togliermi dal cazzo quei robi giganti brutti che ci sono lì, oh, mi fanno veramente paura, ma veramente. Ah, non ho più... Stavo guardando se c'era altro da prendere, ma non vedo, non vedo. Devo andare lì. Quella nebbia è la nebbia di un boss, questo credo che l'abbiamo capito tutti quanti. Merda, non c'è cosa. Vabbè, oh. Pazienza. E andrò al falò. Quella è la nebbia di un boss, quindi magari ci pensiamo più avanti. Adesso non ho voglia di perdere tutte queste anime. Livello 71, sì. Lo volevo togliere un attimo dal... questo. Ok, allora, andiamo al falò un attimo. Che anche se ci rimetti i cavalieri non me ne importa un cazzo. Io ho bisogno del falò. I cavalieri possiamo riaffrontarli tranquillamente. Allora, falò era qua giù. Veloce che sto per morire. Ok. Allora, ci servono per fare un level up. Ancora 100 anime rotte. Aspetta, allora panico. No, vabbè, vado a uccidere qua i due nemici qua fuori. Vaffanculo, so. Cazzo, me ne frega di stare qua. Abbiamo le anime. Andiamo a farci un level up obbligatorio. Tra l'altro abbiamo trovato anche molti molti attrezzi, molti oggetti per il miglioramento delle armi, quindi forse è il caso di utilizzare una delle anime che abbiamo nell'inventario e di andare a modificare. Beh, questa mi sa che non c'è. Usiamo questa per il momento. 1000, no, neanche questa ci aiuta molto. Ok, questo è un po' meglio. Mi sa, non si può ancora fare. Ok. Allora, famo che modificare un po' la forza. Per il momento, e andiamo dal tizio qua. Andrea. Allora, aumenta usi Estus, sì. Ok, quindi siamo 12. Rinforza arma. Allora, possiamo fare la Zweihander, che facciamo subito, la Zweihander. Possiamo in realtà fare anche questa, io direi di farla. Così almeno abbiamo... C'è proprio uno split damage importante questo però, nonostante tutto. Ok. Abbiamo fatto quello che potevamo.
sì, proseguiamo praticamente da dove eravamo, adesso dovremmo cominciare a mettere i cavalieri. A quello là che vi ho detto io è sicuramente un boss. Adesso magari sarebbe il caso di andare a affrontare, adesso che abbiamo poche anime. Potrei anche decidere di farlo. Il problema è che non ho più... non ho più braci. E questo potrebbe essere una cosa, un difetto importante, dal momento che ci fa un botto di danno andare con la vita dimezzata, non è... Una buona cosa. Allora, prima di andare a affrontare il boss, vediamo dove ci porta quest'area, dai. Magari ci dà conforto, non so. Non lo so, vieni qua. Che vado a uccidere questo stronzo qua. Ok, questo è tutt'altra cosa. Mamma mia, che bell'attacco. E dai, sto attacco di merda. Ok. Comunque gli faccio veramente poco danno a questa cazzo di spada. E che cos'è? Ancora vivo sei. Mamma mia! Rischio! Mamma mia che rischio! Beh, alla salute. Qua c'è l'altro cavaliere. Recuperiamo un po' di stamina. Porca la puttana. Guarda. Dio. Allora qua sappiamo che non vengono. Però è chiaro che questo, soprattutto questo con la lancia, sia parecchio stronzo, perché ha gli attacchi da fondo. L'altro dov'è? Non c'è. Porca puttana. Guarda, c'è il... Mamma mia, ma che cazzo c'ho? Non riesco più, ma porca la... Vieni qua! Stai lì contro il muro, cazzo! Ah, cagazzo! Figa, non gli faccio un cazzo neanche con il berro. Mamma mia, lancia lunga, gambali, eccetera. Ma che due coglioni però sti robi, eh. No, sta andando via il cavaliere. Allora uccido questo. Cazzo di telefono, oggi è una roba incredibile. Allora, con calma, fiaschetta. Questo stronzo qua. Ok. Allora, io qua non c'ero venuto prima. Oh, ma c'è... Ma che rincoglionito, cazzo, c'era un falò.
porca puttana, se non ci... Passavo davanti e vedevo accendi falò, mica me ne accorgevo io, vabbè. La portano da qua i cavalieri. Salve. Allora, vediamo cosa ha da offrirci questo. Scende le scale che scendono. Qua ci ritroviamo dove eravamo prima? Sì, sì, direi di sì. Direi assolutamente di sì. Quindi forse per il boss, diciamo, quello che c'è sotto è un percorso proprio facile, evitando le scale e quant'altro, ok. Quindi che boss, quel boss lì è proprio da affrontare. C'è uno scrigno. Sento dei rumori strani, non lo voglio sapere. Apriamo lo scrigno. Tomo cappuccio votivo, veste votiva e la sottana. Veste del principe Lothric. Il principe nacque malato, debole e avvizzito, cioè nonostante la famiglia reale lo amava, perché era suo destino diventare un signore dei tizioni. Le sue fasciature di vecchia stoffa grezza sono state in passato oggetto di preghiere. Il principe non ha indossato altro. Mamma mia, come non ha indossato altro? Speriamo che li levasse almeno. Io sento rumore di draghi qua. Questi sono non morti, che sicuramente sono molto più vivi di quelli di prima. Sapevo io. Fanno molto più danno, soprattutto sono molto più resistenti. Cazzo è quella roba? Cazzo sono quei robi lì? La vacca, scusate, screenshot. Mamma mia, quanti cazzo sono. Aspetta. Sono nemici un po' più deboli, però cazzo. Ci sono delle scale, sentire le trappole. Oh oh. Salve! La vedo più in forma dell'ultima volta, sinceramente, molto più in forma, è molto più incazzoso. Mamma mia! Molto più incazzoso. Io sono proprio un cazzone. Momento grande. Stanite scintillante. Bene, bene, bene. Andiamo un attimo di sopra, vediamo che cacchio c'è. Niente. Assolutamente niente. Non ci credo. Non ci credo che non c'è niente. Non ci credo, dai. Delle scale che portano a una stanza così. Armatura da cavaliere alato. Armatura dei cavalieri alati, servitore degli angeli che prendono il nome dal proprio peculiare aspetto. Ecco cos'erano angeli. L'adorazione dei messaggeri divini era considerata eresia dai tre pilastri dei Lothric. Si crede che sia per questo motivo che Gertrude, figlia degli dei, che è un nome un po' più, fu imprigionata in una cella in cima all'archivio centrale. E possiamo indossarla un'armatura del genere. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete notato, ma a differenza di Dark Souls 2, e quindi come l'1, le armature non hanno più dei limiti, cioè degli attributi necessari per essere usati. Questa è una cosa molto importante. Una preziosa reliquia della Via Bianca che alcuni chiamano flagello dello stregone. Ragazzi, cosa vi dice? Abbiamo trovato uno scudo che ha un'elevata protezione, diciamo assorbimento danni magici.
Lo stemma florale rappresenta una fiamma sacra che dona a questo scudo eccellente resistenza alla magia. Guardate, in Dark Souls nulla è a caso, nulla. Nulla. Tutto quello che trovate ha un perché. Ah, qua siamo di nuovo sopra lì. Ok. Allora, ho visto che c'era questa strada, che ok, non conduce a nulla di nuovo. Sentite Anite? No, che cazzo siete? Mamma mia, panico! Sono resistenti, il fatto che non riusciamo a killarli con un colpo solo. Che cazzo è stato? Ah, mi ha impedito di bere la Estus. Basta questo cazzo lì. Merda! Lo sapevo io, questo fa male se ti prende. Occhio a non farci ciulare. Adesso, aspettate che devo la Estus, ok. Che cazzo è stato? Mi esagero. Mamma mia! Basta questa cazzo di roba. Cazzo. È lui che continua a lanciarmi come è successo in domani gli amuleti di Lloyd. È una bastardata perché impedisce il recupero della Estus, così, Possiamo usare la Estus per curarci, ragazzi. Devo ucciderlo, Devo assolutamente ucciderlo. Che altrimenti diventa complessa la questione. Allora. Di sopra, eccolo lì. No, è andato via. Si è suicidato, non lo so. Bastardata, questo cavaliere. No. Ah, qua c'è un falò. Lo appicciamo, ci andiamo a pigliare questo. Brace, finalmente abbiamo trovato della brace, no? Va bene, è tutto. Cazzo, io direi che sia giunto il momento. Dove avere... andiamo a 32,7. Servono 39, ok. Si è giunto il momento di provare ad andare a affrontare il boss là. Più che altro perché non voglio lasciarlo indietro, ecco. Sembrava un boss, diciamo... Non so, ma secondo me porta a una strada chiusa, quindi da affrontare. Facciamo un level up. Facciamo un level up e modifichiamo... Non lo so, modifichiamo un po'... Tempo ha sempre di due sale, Sì, dai, modifichiamo un po' il tempo. Vediamo se riesco a fare l'upgrade di qualche arma. Rinforza, sì, attenzione. Abbiamo no, questo non è di certo. Dunque abbiamo un... una scelta acqua. Faccio la spada di fuoco per il momento, perché più che altro perché è veloce. Quindi riesco a fare più colpi di seguito, sperando che quello non abbia resistenza al fuoco. Se no siamo fottuti. Allora, proviamo ad andare a affrontare quel boss lì, almeno lo vediamo in questa... Lo vediamo... Allora, castello di Lothric, ok? Lo vediamo in questo video.
poi ci salutiamo, sia che riusciamo a sconfiggerlo sia che non riusciamo a sconfiggerlo. Ci salutiamo dopo il primo tentativo. Allora, dobbiamo andare di qua. Caliamo giù. In teoria dovrebbe essere di qua. Dobbiamo però evitarci il tizio là, e non è facile. Ah, tra l'altro abbiamo il problema che sicuramente ci avveleniamo. Questa è una cosa da non sottovalutare, perché io non ho più muschi, non ho. Forse ne ho uno, non mi ricordo. Ne ho uno, sti cazzi. Sti cazzi ragazzi, sti cazzi. Cala puttana di tua mamma. Facendo giri a caso. Oh mamma mia. No, cazzo, andatevene a fanculo. Ah, qua c'è la pescata. Cazzo, sì, è certo. È certo che c'è un boss. Ah, mica l'avevo visto io, segno di vocazione. Oh, quello. Vabbè, evochiamolo. C'è il boss, c'è il boss. Ci abbiamo da affrontare un boss, caro disertore. Ok, grazie, è stato molto gentile a morire così in fretta. Andiamo dall'altro, per favore. La puttana dietro. Dai, dai, due mani. Benissimo, bravissimi. Bravissimi. Questo non è il primo che non do un cazzo. Allora. Da cammino. Che cazzo stai a fare? Non è che mi entusiasmi, eh. Dai. Soffro però gli attacchi da fuoco. Si può tagliare di raccolta, non so. Porca troia, soffro anche gli attacchi, ma porca. Porca troia, soffro. Merda! Io so che sarà anche l'altro.
sembra più un alien che un drago, guarda. Meno male che ho fatto. Aspetta, va. Oh mamma mia, maledizione, la maledizione, aspetta. Bevi, bevi. Via. È diventato cattivo, eh. Cattroia. Perché non te la prendi con lui? È diventato cattivo. Non gli faccio molto. Aspetta, aspetta. Bevi, siamo fullati visto che possiamo. Tra l'altro sembra un alien più che un... diventa difficile anche da seguire adesso. Cosa ce l'abbiamo fatta? Mamma mia! Dai cazzo! Anima di... Oseiros. Oseiros. Non lo so. Perché c'è ancora la nebbia? Ah, ok. No, ho avuto per un attimo un momento di panico. Anima di Oseiros. Anima di Oseiros, ok. Impazzì nel tentativo di utilizzare il proprio sangue reale per uno scopo più alto e giunse presso gli eretici dell'archivio centrale, dove scoprì la fede corretta di Sith. Il drago pallido. In realtà allora non era chiusa questa zona. Si poteva accedere qua a nuove aree. No, no. Torniamo là, va. Sento più sicuro. Allora andiamo all'altare del vincolo, li vediamo e poi ci salutiamo. Seiros. Ma nessuno ha veramente nulla da dirci. Ashen One has a sense that he possesses some knowledge of a thing once most precious, almost terrible, now lost to the Firekeepers. Pray tell. Is it a matter of which I should be apprised? Ashen One, may I pose thee a question? Posso farti una domanda? Per caso il piccolo Udelet ti ha parlato di argomenti bizzarri? Penso della sua conoscenza... Ok, ecco, mi ero perso quel pezzo lì iniziale. Adesso andiamo dall'Udelet a parlargli. Non lo so. Mettiamo ancora un po' di forza, va. Andiamo a parlargli un attimo. Non ha parlato più di niente lui. Now in vain and come. Niente, no, piccolo. Aha, thou returned. So. Ah, most illustrious. No, non dice nulla. Non dice nulla di nuovo. Vediamo se si possono creare delle armi con quell'anima. Abbiamo scomodato.
Sergeant Zatoich o Seiros. Arma leggendaria associata a Sith. Carica al massimo un attacco potente per scatenare un'onda. Seiros era consumato e ossessionato dalla luce di Luna, che però non gli fu mai rivelata. In Dark Souls 1 aveva degli attributi meno importanti, delle richieste di attributi meno importanti. Cazzo, io direi che il video è andato per le lunghe e noi ci salutiamo qua. Alla prossima.